Pochi popoli al mondo vivono in contatto così stretto con la natura. E in nessun altro luogo della Terra è possibile avere un'impressione di armonia così forte tra la gente e il paesaggio. Sono parole scritte 60 anni fa da Miguel Covarrubias, un pittore messicano che visse a lungo a Bali, si innamorò di Bali. E sono parole che chiunque visita quest'isola oggi trova sicuramente adatte per descrivere la realtà che incontra. Bali è un luogo notissimo, è un nome famoso. Dire Bali è un po' come dire Capri o dire Cortina, parlare di una grande meta del turismo internazionale. Però vale la pena di ricordare un attimo dov'è Bali. Bali è in Indonesia, è una piccola isola bagnata dall'Oceano Indiano, è un'isola che secondo la tradizione locale è stata staccata dall'isola di Giava, una delle più grandi dell'arcipelago, da un dio che tagliò l'istmo per esiliare su quello che prima era un promontorio un suo figlio cattivo, corrotto e degenere. Anche secondo i geografi e i geologi, la separazione di Bali da Giava è un fatto recente. E vicino a Bali, per i biologi, esiste un'altra linea di grande importanza, la linea che separa di fatto la natura dell'Asia dalla natura dell'Oceania e dell'Australia. A Bali si incontrano ancora la giungla, la foresta, gli elefanti dell'Asia. Nell'isola successiva, che si chiama Lombok e dista poche decine di chilometri, si trovano già l'ambiente desertico e gli animali dell'Australia. Bali naturalmente è un'isola molto nota, è un'isola molto frequentata, ci vanno ogni anno milioni di turisti di tutto il mondo e decine di migliaia di italiani. Ma i turisti spesso si fermano sulle spiagge, si fermano nelle zone balneari di Sanur e di Kuta, dove più che la lingua della gente del posto capita di sentir parlare tedesco, inglese o addirittura italiano. Ma non basta fermarsi sulla spiaggia per apprezzare la natura, la gente, il miracolo che è Bali. A Bali, addentrandosi nell'interno, allontanandosi appena dalle spiagge, si incontra un paesaggio bellissimo, verde, che alterna le risaie alle palme. In questo paesaggio non ci sono città, non ci sono grandi città, ma c'è una miriade di villaggi. La gente vive in piccole comunità, vive ancora secondo i tempi, i ritmi, le abitudini del passato. E in queste abitudini, in questi ritmi, la religione ha un'importanza fondamentale. La religione, in fondo, è il rapporto della gente di Bali con la sua natura. Una natura che può essere benefica, la natura che porta le piogge del monsone, che porta i raccolti, ma può essere una natura terribile, il mare in tempesta, i vulcani che possono eruttare da un momento all'altro. E quindi la gente di Bali vive il suo rapporto con la natura attraverso la religione, attraverso la danza, la preghiera, le feste. E noi faremo un viaggio in queste feste, in queste cerimonie, andremo a vedere le cerimonie di tutti i giorni, quelle che segnano ogni ora della vita dei balinesi, andremo a vedere quelle che segnano i grandi momenti dell'esistenza di ognuno, la nascita, il matrimonio, la morte. Ma inizieremo con le immagini di una cerimonia straordinaria, una cerimonia che si tiene una volta ogni 100 anni nel santuario di Besaki, ai piedi dei vulcani più alti dell'isola. È notte e l'isola di Bali è invasa dagli spiriti. Il Barong, lo spirito di un mostro sacro, va a combattere contro Randa, la regina delle streghe e incarnazione di ogni malvagità. Per gli uomini di Bali, questo è un combattimento tra il bene e il male, dal quale potrebbe dipendere il futuro dell'umanità. Gli abitanti di Bali sono convinti che la loro isola sia il centro dell'universo e la casa degli dei. Il sole, quando si alza dal mare, bacia per prima con i suoi raggi la loro terra, dove uomini ed esseri soprannaturali vivono in armonia. Un'armonia che si è persa in ogni altra parte del mondo. Ogni mattina, poco dopo l'alba,
gli abitanti dell'isola fanno le loro offerte agli dèi. Le mucche ricevono la benedizione e vengono loro offerti pezzettini di cibo speciale in segno di rispetto per lo spirito che diede loro la vita. Anche le piante sono state create dagli dèi e quindi hanno diritto ad essere trattate con mille attenzioni. A questa vengono offerti minuscoli dolcetti di riso. Gli dèi sono stati generosi con gli abitanti di Bali. La loro isola gode di abbondanti piogge, di giornate assolate, ed è fertile come poche altre al mondo. Sui pendii delle montagne, i balinesi hanno eretto una terrazza dopo l'altra, ognuna recintata da muretti di terra e costruite con tanta cura che l'acqua dei ruscelli scorre dall'una all'altra. Qui, sotto i raggi benefici del sole tropicale, le piantine di riso crescono quasi a vista d'occhio. Curate con tanta attenzione, le ricche terre vulcaniche arrivano a fornire due raccolti l'anno. Quando è la stagione della mietitura, tutti i villaggi si mobilitano. Nei campi c'è lavoro per tutti. Nonostante l'enorme mole di lavoro che richiedono due raccolti l'anno, gli uomini trovano il tempo per dedicarsi anche ad altre attività. Sembra che ognuno di essi, nel tempo libero, sia uno scultore, un pittore, un danzatore o un musicista. Attraverso queste forme artistiche, essi esprimono tutta la loro adorazione per gli dèi. Ogni anno, durante una grande festa religiosa, gli spiriti degli antenati scendono sulla terra per 7 giorni. Ogni villaggio ha il dovere di accoglierli con il dovuto rispetto. Le strade vengono addobbate con archi cerimoniali di bambù decorati con elaborate nappe dette penior. Le donne preparano delle piramidi di fiori abbellite da ghirlande ricavate ingegnosamente da fronde di palma. Anche gli uomini preparano offerte per gli dèi, non fiori o dolci di riso, ma carne di maiale infilzata su lunghi spiedi di bambù. Il vulcano Gunung Agung, al centro di Bali, è il luogo di culto più importante di tutta l'isola. Ed è proprio qui, ai piedi di questa montagna, che si celebra una solenne festa religiosa. Sulle pendici del vulcano si trova il tempio di Besahik. Qui, durante tutto l'anno, si prega e si onorano gli dèi con offerte. Ma ora, in occasione della grande festa religiosa, si avverte nell'aria un'emozione particolarmente intensa. Questa importante cerimonia si celebra solo ogni 100 anni e ha lo scopo di purificare Bali da tutti i suoi peccati. Da ogni parte dell'isola i fedeli accorrono con offerte per gli dèi.
Alcuni portano degli strumenti musicali per suonare nel tempio. Un sacerdote pronuncia frasi magiche, accompagnate da gesti di cui solo un uomo di fede come lui può comprendere il profondo significato. Durante i preparativi per la festa religiosa vengono organizzati anche combattimenti fra galli, non solo per il divertimento che comunque rappresentano, ma anche perché la terra, secondo gli uomini di Bali, ha bisogno del sangue caldo di una vita che finisce. Circa 30 anni fa, i preparativi di questa grandiosa festa furono bruscamente interrotti da un'improvvisa e inaspettata catastrofe, l'eruzione del vulcano Agung. La furia devastatrice della montagna sacra per gli abitanti di Bali poteva significare una cosa sola. Gli dèi erano in collera. Un villaggio era proprio sul cammino della colata lavica, ma la gente si rifiutò di evacuarlo e rimase nelle proprie case pregando gli dèi. La lava si avvicinava sempre di più, ma la gente non si mosse. Se gli dèi chiedevano la loro morte, ebbene essi erano pronti a morire. Quando la lava cessò la sua avanzata e il pericolo era ormai passato, si contarono le vittime. 2000 persone avevano sacrificato la propria vita agli dèi. Circa 30 anni sono passati da quel terribile giorno e i sacerdoti dell'isola hanno deciso di anticipare la data per celebrare la grande festa religiosa. Quindi, non più dopo 100 anni, ma dopo solo 30 anni, i preparativi fervono di nuovo. Da uno sperduto villaggio dell'isola è arrivato un gruppo musicale. Gli strumenti non sono di bronzo, come quelli usati da altri gruppi, ma di ferro. La piccola e antica orchestra suona solo in occasioni estremamente importanti. La sua presenza qui sta a dimostrare la solennità di questa grande festa religiosa. Il sacerdote asperge acqua profumata sulla folla radunata di fedeli. A volte le offerte per gli dèi vengono messe sugli altari senza particolari cerimonie, altre volte le ragazze del villaggio le portano danzando fino al tempio. Tre giorni prima della fine della festa, gli dèi della terra devono essere trasportati per fare visita agli dèi del mare.
Alcuni tabernacoli che i fedeli portano a spalla contengono delle immagini sacre, altri sono vuoti perché gli dei in essi contenuti sono invisibili. Il viaggio è molto lungo, circa 30 chilometri. Ci vorrà un intero giorno di cammino. In ogni villaggio la gente aspetta che passi la processione per offrire cibo agli dei. Durante le soste, gli dei estraggono dal cibo offerto le essenze di cui hanno bisogno, mentre il cibo materiale viene consumato dai partecipanti alla processione. Quando il corteo sacro raggiunge la spiaggia, la giornata volge al termine. Qui, in riva al mare, i tabernacoli vengono poggiati sulla sabbia e gli uomini che durante la processione hanno trasportato le immagini sacre si preparano a celebrare nuovi sacrifici in onore degli dei. Dopo il tramonto, un bufalo sarà condotto nell'acqua e fatto affogare, come offerta a Baruna, dio del mare. Nello stesso momento, un altro bufalo, in un'altra zona dell'isola, è stato portato sul vulcano e gettato nel cratere come sacrificio in onore di Besahik, il dio della terra. A Bali, sia la danza che la musica sono un atto di adorazione e di omaggio rivolto agli dei. Questa è una danza di guerra. Essa esprime tutte le emozioni che prova un giovane guerriero prima della battaglia. La destrezza e la ferocia, la paura e il coraggio, l'astuzia e il vigore. Una ragazza vestita da uomo esegue una danza di corteggiamento. Queste danze seguono una tradizione che risale al XV secolo. Questa particolare danza è un vero pezzo di bravura, nel quale l'artista che l'esegue suona anche uno degli strumenti dell'orchestra. Il Tumulinghingan è una danza d'amore nella quale una giovane danzatrice mette in mostra le grazie della sua bellezza femminile, mimando un colibrì che succhia il nettare dei fiori. Altre danze sono molto antiche
e risalgono ad epoche che hanno preceduto l'induismo. Questa, per esempio, si rifà agli antichi riti animalistici. Il kekak, così si chiama questa danza, è eseguita da danzatori che impersonano delle scimmie. Durante questa suggestiva danza, gli uomini vanno in trance e gli spiriti degli animali si impossessano del loro corpo. Le grida e i grugniti del coro, meravigliosamente sincronizzati, sono urla selvagge ma splendidamente disciplinati. Questa danza ha una trama tratta da un poema epico indù, il Ramayana. Il principe Rama e la sua consorte Sita stanno cacciando nella foresta. Essi hanno scorto un magico cervo d'oro. Il branco delle scimmie li osserva. Rama e Sita discutono se inseguirlo o no. Il principe decide di inseguire il prezioso animale e lascia sua moglie sola nella foresta. La principessa Sita è sola nella foresta quando improvvisamente appare il demonio, Ravana. Il cervo d'oro era stato inviato da lui per fare allontanare Rama. La povera principessa Sita, sola e indifesa, cade preda del feroce demonio, Ravana. Se la vita degli uomini di Bali è ricca e importante, la loro fine è segnata da un'imponente cerimonia. I preparativi per la cremazione della salma di un principe sono terminati da poco. La cerimonia di cremazione, in genere, è una cosa abbastanza semplice. La salma viene trasportata e depositata su di una pira funebre e poi bruciata. Ma a Bali è tutt'altro. La cerimonia per la cremazione di un personaggio importante si trasforma in uno spettacolo incredibile. Prima che il funerale inizi, tutte le donne del villaggio si recano al tempio, portando doni agli dèi affinché accolgano con benevolenza il defunto. Anche il capo del villaggio si reca al tempio, dove il naga, il serpente sacro, attende di essere evocato. Solo questa famiglia, la più nobile dell'isola, ha il privilegio di poter usare il naga per far accompagnare l'anima del defunto nell'aldilà. Il corpo del naga misura circa 20 metri.
ma la sua coda viene prolungata da una lunghissima corda alla quale si possono aggrappare tutti coloro che desiderano aiutare l'anima del defunto nel suo lungo viaggio. Il gong di legno del villaggio segna l'inizio della cerimonia. La torre sulla quale la salma deve essere portata fino al luogo della cremazione è così alta che è stata costruita in due parti ed ora davanti ad un folto pubblico viene montata. La cima della torre rappresenta il paradiso verso il quale l'anima dovrà salire. I piani della torre sono 9, una prerogativa della nobiltà. La bara, ricoperta con un telo bianco, il colore del lutto, viene fatta salire sulla torre. Un sacerdote sta scoccando frecce con la punta adornata da fiori per uccidere il sacro serpente Naga e così liberarne l'anima che accompagnerà quella del principe morto verso il cielo. L'enorme toro nero che conterrà la bara viene posto nel luogo stabilito per la cremazione. La salma viene tolta dall'interno della torre per essere poi inserita nel corpo del toro. Ed ora che il cerimoniale è stato completato, tutto sarà dato alle fiamme. La torre, la piattaforma, il toro e la salma che esso racchiude. Questo è l'ultimo saluto della vedova. Nel secolo scorso anche la moglie veniva gettata viva tra le fiamme affinché la sua anima potesse accompagnare quella del marito nell'ascesa verso il paradiso. Thank you.
Ora che tutto quello che la circondava è stato bruciato, la salma diventa visibile e la folla presente può accertarsi che l'anima del principe è stata liberata. Anche se queste cerimonie così spettacolari sono per gli uomini di Bali particolarmente sentite, quello che maggiormente colpisce la loro immaginazione sono gli spiriti. Quando cala la notte, vengono fuori le streghe e se incontrano il Barong, ci sarà battaglia. Gli uomini pregano nel tempio per ore e ore, poi escono percuotendo dei bambù per accompagnare il dramma che sta per svolgersi. Dentro il tempio, il vecchio che porterà la maschera della strega, Rangda, si prepara. Egli è famoso per l'impressionante potere con il quale gli spiriti si impossessano del suo corpo. Rangda, incarnazione di tutti i mali, è veramente orribile. Budella di morti pendono accanto alla sua lingua scarlatta. Con un fulmineo incantesimo, Rangda fa cadere tutti gli uomini in trance. Ora può fare di loro tutto ciò che vuole. Sono suoi schiavi. Il demonio si è impossessato di loro. Ma arriva Barong, il mostro sacro difensore del bene. E l'eterna lotta tra il bene e il male comincia. Thank you.